Andiamo oggi? Ci siamo. Buonasera a tutti. Bentrovati sul canale 14 di Reggio TV per tutto il territorio calabrese per parlare ancora una volta di calcio dilettantistico. Chiuso il sipario dell'Eccellenza, si continua con i play-off. In finale vanno il Castrovillari che andrà a sfidare l'Acri che ha vinto a sua volta la partita 3-1 sul campo del Cotonei, mentre ha avuto fine la scorsa settimana il campionato di quarta serie e noi questa sera festeggiamo il, la salvezza eh, della Roccella grazie alla presenza di Mimbo Giampa, buonasera, buonasera e siamo anche alla vigilia di una partita molto importante, si giocherà e Granillo di Reggio dove tutta la Calabria dovrà spingere necessariamente la Vibonesi Lega Pro e questa sera ne parliamo con il direttore sportivo Simone Lo Schiavo, buonasera. Buonasera a tutti. È uno che è neutrale, però ha iniziato la sua avventura quest'anno sulla panchina del Messina, però è uno degli allenatori più quotati, più bravi e è quello che ha vinto moltissimo in questi ultimi anni, Antonio Venuto, buonasera. Buonasera, grazie. E allora buonasera. andiamo subito a vederci la carrellata di gol che hanno caratterizzato questa domenica di Serie D. Poi ovviamente andiamo nello specifico a vedere la vittoria della Vibonese, la vittoria del Troina sul campo della Nocerina, la vittoria della Palmese che nonostante ciò deve disputare i play-out fra due settimane in casa con l'Ebolitana, la vittoria della Cittanovese 5-0 con il Palazzolo. Ma intanto vediamo i gol. E alla fine sarà spareggio promozione. Vibonese e Troina chiudono entrambe con una vittoria, entrambe 1-0, entrambe in trasferta ed entrambe con 76 punti complessivi in classifica. La Vibonese sbanca San Cataldo con un gol del solito Bubas. Il Troina addirittura vince in casa della Nocerina grazie a questo gol di Federico Vaschiesta d'inizio ripresa, lasciato tutto solo in area di rigore sugli sviluppi di un corner. In chiave playoff invece l'Ercolanese fa 2-2 a deboli e consolidi del quarto Posto in classifica. A passare per prima, però, all'ottavo e l'Ebolitana con Scalzone, gran gol a giro che non lascia scampo a Cioce. Il pari degli ospiti, però, è puntuale come il gol di El Wazni che al ventunesimo trova la deviazione giusta per insaccare in rete. Nella ripresa poi è ancora l'Italo Marocchino, capocannoniere del girone con 21 gol totali, a ribaltare il punteggio sfruttando una mancata presa del portiere di casa. Passano tre minuti, però, e al ventisettesimo è ancora Scalzone a rispondere con la doppia. Personale sugli sviluppi di un calcio di punizione. Rete numero 14 in campionato per il gigante biondo dell'Ebolitana. Digi Virtus invece quinta in classifica. Con la testa già al playoff contro la perdente dello spareggio tra Vivonese e Troina. Torna da Palmi con una sconfitta per 1-0 zero firmata alla Villa, al tredicesimo del primo tempo. Una vittoria però che non permette alla Palmese di evitare i play out perché Roccella contemporaneamente ha vinto a Paceco 2-1, brindando alla salvezza diretta. condannato infatti alla retrocessione senza spareggi il palazzolo che chiude nel peggior modo possibile l'avventura in serie D con una cinquina incassata a Cittanova interpiana la gara si spacca al ventiduesimo quando Boncaldo commette fallo da ultimo uomo viene espulso poi dalla punizione che ne nasce Postorino beffa sul suo palo Ferla nella ripresa al sesto la cittanovese raddoppia facendo quello che vuole in area di rigore dei siciliani e finalizzando con il piattone di sapone gara finita e il palazzolo tira e remi in barca subendo l'umiliazione. Al 25esimo Ortolini fa 3-0 correggendo in rete un cross dalla destra. Al 37esimo Colica cala il pochi in azione fotocopia ed infine al 42esimo Foderaro dal dischetto fissa il 5-0 finale. Vince infine addirittura 8-1 il Messina in casa dell'Isola Caporizzuto. 7 minuti e Ragosta dal dischetto fa 0-1. Poi al decimo, Mascari raddoppia facile, facile. Al diciannovesimo, poi è già 0-3. Messina grazie al gol di Bucca che con il tacco in sacca. Poi al ventinovesimo, è Pellizzi dal dischetto ad accorciare le distanze per i calabresi. Il primo tempo, però, si chiude con altri due gol del Messina entrambi di Ragosta: il primo al trentatreesimo con un bel tiro dal limite, il secondo al trentanovesimo in diagonale, 1-5. E gara finita. Ma il Messina è spietato e nella ripresa ne segna altri tre. Al quinto Bossa con un tiro da fuori, al settimo Carini con un tapin semplice semplice ed infine al 35 trova gioia personale anche Rosa Fio sul suggerimento di Cocuzza. In classifica così i Peloritani chiudono al sesto posto, le semifinali playoff saranno tra Vibonese o Troina e Igea Virtus e Nocerina e Ercolanese, mentre l'unica gara playout metterà di fronte Palmese e Debolitana, Retrocesse già da settimane. La Capo di e Paceco da ieri anche il Palazzolo, salvo come detto il Roccella, davvero. Grazie al collega Mario Garozzo. Subito chiama in causa Antonio Venuto per dire: È giusto così, è giusto così. Guarda, eh, alla fine i numeri non smentiscono mai. Mm. Alla fine eh, del campionato eh, è lo specchio fedele di quello che si è fatto. Eh, sorprende un poco questo spareggio per andare in, uh, in Serie C. Obiettivamente la Vibonese, eh, per i numeri espressi, eh, per la partenza in ritardo, per mm. la società importantissima, eh, anche per il furto che ha subito, perché di fatto la Serie C meritava farla già quest'anno. Eh, la Vibonese avrebbe meritato già da oggi a essere in Serie C. Comunque, ad ogni modo, si deve fare questo spareggio contro la vera sorpresa di questo torneo. Una neopromossa eh, inizialmente neanche molto accreditata eh, per poter fare un campionato così importante sulle ali dell'entusiasmo, ha inannellato tutta una serie di risultati positivi all'inizio del torneo e, e su quei risultati poi ha vissuto un poco di rendita. Eh, se arriva a questo spareggio, ma eh, tutti gli spareggi sono eh, difficili eh, da decifrare il giorno prima, bisogna giocarselo sul campo, io scommetterei tantissimo eh, sulla Vibonese, eh, però saranno sicuramente 90 minuti vibranti e in 90 minuti gli episodi possono essere determinanti, però ripeto, eh, la Vibonese già meritava di fare la, la Serie C indipendentemente da questo torneo, quindi dovesse vincere la Vibonese eh, ci sarebbe una giustizia quantomeno sportiva eh, che viene sancita. Grazie è venuto. Allora mi già forse per qualche collega mio o forse per qualche addetta ai lavori tu avresti dovuto non mangiare il panettone e nemmeno la colomba hai mangiato il panettone e la colomba e sicuramente andrai anche a festeggiare un Ferragosto abbastanza tranquillo. No, ma conta poco, nel senso, mm. perché io devo dire un grazie veramente alla società, ma però ho avuto sempre fiducia, perché vedeva come lavoravo sul campo e la società mi ha dato sempre fiducia, iniziando dal presidente Misiti, Peppe Franco e il presidente Ettore Squillace, quindi un grazie a loro, ma loro vedevano come lavoravo. Purtroppo poi alla fine, eh, ogni settimana usciva questa voce. Mi metto a ridere anche perché una volta è successo: infatti, te lo dicevo anche prima, quando stavamo guardando la partita con Misiti un lunedì, un crotone udinese Serie A. E quindi ero uscita anche questa voce che ero stata esonerata da Misiti, ma io ero con Misiti a vedere la partita. Quindi poi siamo stati pure a cena, abbiamo fatto pure tardi insieme. Hanno avuto fiducia, ma io devo dire anche un grazie ai miei ragazzi perché hanno lavorato tanto. E al mio staff, perché ho uno staff preparato, iniziando dal preparatore atletico Giuseppe Sestito, il mio analista Vincenzino Sgro e il preparatore dei portieri che è William Motelli. 30 anni: già le idee sono abbastanza chiare, i fatti dicono che ha lavorato stupendamente bene assieme al gruppo di lavoro, prima a Campinongo e Adesso Orlandi, assieme al direttore Giovanni Beccaria, assieme al grande e passionale unico Pippo Caffa, al quale auguro e tutta la Calabria davvero augura di poter tornare nel campionato di terza serie. Domenica sarà la partita decisiva, la partita delle partite. E siamo contenti che si giocherà l'Orese Granino di Reggio Calabria. E siamo contenti perché domenica, davvero, tutta la Calabria ti farà vibonese. Perché giustamente, come diceva il tecnico, Venuto, e non è un discorso di parte del suo, anche se di Messina avrebbe potuto dire altre cose, non l'ha detto. Perché conosco Venuto da parecchi anni, dice quello che pensa. Bisogna rendere giustizia a chi l'ha subita. Innanzitutto, ti ringrazio per le belle parole e eh, vorrei fare anche io i complimenti alla Roccella, a Mister Giampà per una salvezza veramente. Eh, un risultato veramente importante secondo me sono stati bravissimi sia in società eh, a, a continuare nel progetto Giampa eh, sia i, i calciatori perché il campionato di Serie D come dicevamo poc'anzi è un campionato veramente ostico da affrontare e mh, non è da tutti i giorni mh, maturare una salvezza con uh, le insidie che questo campionato comporta ringrazio anche Mister Venuto per le belle parole sulla, sulla Vibonese noi domenica avremo questo spareggio che io avrei preferito non giocare, ma per un semplice dato statistico: dalla Serie A alla terza categoria, l'unica serie in cui si disputa uno spareggio per, eh, per il primo posto è la, è la Serie D. Tra l'altro, l'unico spareggio previsto è solo per il primo posto, in caso di arrivo a pari punti valgono sempre gli scontri diretti. Però era una regola che è già stata modificata, credo, nella stagione 2011-2012, quindi ne eravamo consapevoli. Dobbiamo affrontarlo e, soprattutto, dobbiamo affrontarlo nel migliore dei modi perché sarebbe un peccato tutti i record. Eh, sgretolati mh, non, non conterebbero nulla perché eh, se non vincessimo il campionato sinceramente sarebbe uh, un, uh, un, uh, un disastro perché secondo me la vibonese merita uh, di stare in Serie C lo meritava anche a settembre quando siamo stati uh, ricacciati in Serie D da una sentenza a mio modo di vedere le cose ingiusta e quindi mh, dobbiamo Coronare il nostro sogno promozione eh, mettendo la ciliegina sulla torta, direttore. Scusa, questa battuta. Evidentemente, la Vibonese non ha molto fortuna con il rispetto delle regole. Lo scorso anno c'è stata una squadra che non ha rispettato le regole e a pagare è stata quella squadra, la vostra, che ha rispettato le regole. E quest'anno questa regola assurda, dove eh, secondo me eh, avrebbero più valenza in caso di spareggio gli scontri diretti. In questo caso, la Vibonese già sarebbe in terza serie, già saremmo ai festeggiamenti. Adesso andiamo con le immagini a Caltanissetta, vediamo questa vittoria della Vibonese, come al solito supportata da tantissimi tifosi, oltre 600 in riva allo stretto. Direttore, prima che partono le immagini, ehm, la partita più difficile era questa oppure quella che si giocava a Nocera tra la Nocerina e il Truina? Ma sicuramente la, ehm, i numeri dicevano che la partita più difficile ce l'aveva il Troina perché la Nocerina non perdeva in casa da un anno praticamente dalla partita col Bisceglie dell'anno scorso eh, in casa aveva subito solo 5 reti quindi difesa granitica e eh, il Troina ha fatto Oh, un gran risultato andando a vincere su uno dei campi secondo me più difficili di tutta la Serie D, di tutti i gironi e, e meritano di andare allo spareggio per i risultati che hanno, che hanno, che hanno conseguito quest'anno. Eh, sono, sono rivelati la vera sorpresa, come diceva il mister Venuto, del campionato. Ecco, il mister, eh, mister, eh, direttore Nevio ha delle doti indiscutibilmente uniche riesce a trasmettere grande serenità, grande tranquillità al gruppo. Ecco ti chiedo come aveva preparato la squadra lui in vista del, di questa trasferta con la San Cantaldessi. Adesso ti chiedo, anche se sia martedì, come sta preparando la squadra in vista di questo spareggio dove eh, può bastare un episodio a decidere il tutto. Ah, il mister delle doti umane eccezionali. Eh, prepara le partite con con estrema tranquillità senza far sentire il peso Uh, o, o Senza uh, diciamo caricare eccessivamente di aspettative le partite, e, e la nostra forza sta in uno, anche in uno staff tecnico che prepara i match al meglio. e Sicuramente non sarà una partita come le altre, eh, ma il mister uh, saprà infondere le giuste motivazioni alla squadra affinché si riesca a conseguire la vittoria nello spareggio. Che secondo me darebbe giustamente la, la promozione alla Vibonese. Che Vista la rimonta e viste le condizioni iniziali di partenza, eh, non dimentichiamo che noi abbiamo iniziato il campionato a ottobre. Quindi, eh, con un handicap eh, dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale notevole rispetto alle altre compagini, che quando eh, venivano a affrontare la Vibonese avevano 4-5 partite di più in più sulle, sulle, sulle Prima di passare ad altre domande. Eh, L'ultima la volevo fare con te, ovviamente, poi con te parleremo anche del, del servizio che andiamo a vedere di, della nocerina, parleremo anche di altri aspetti. Eh, sembra strano, però lo scorso anno, in terza serie, la Vimonesa al campo aveva davvero pochissima gente e eh, quest'anno, come più volte è ribadito in questa sede, e Luigi Razza è stato sempre quasi pieno, eh, la conferma arriva dalle 600 e passa, persone presenti a Caltanissetta. Io credo che la gente a Luigi Razza sia presente in maniera massiccia, non solo perché è tifosa della Vibonese, come giusto che sia, ma la vedo anche tanta gente, scusatemi il passaggio del termine, molto ma molto incazzata con la Lega, una forma di protesta. Non tutti i mali vengono per nuocere, Nino, perché questa esclusione clamorosa dalla, della Vibonese dai professionisti ha maturato. Un sentimento di rivalsa e ha compattato ancora di più l'ambiente che ehm, è entusiasta dei risultati conseguiti: 30 risultati utili consecutivi. Eh, credo che sia stato eguagliato il record dell'Akragas eh, di qualche stagione al Di tutti i tempi in Serie D, eh, galvanizzato dai risultati positivi, ci segue in massa eh, da, da molti mesi e eh, siamo felici che mh, la vittoria eh, arrivi prima. Fuori dal campo, perché vedere tutti questi tifosi, festanti, famiglie, bambini, donne, al nostro seguito, vedere che in città non c'è luogo pubblico dove non si parli di Vibonese, per me è un motivo di, da Vibonese è un motivo di grande orgoglio, significa che il, il lavoro è stato eccezionale quest'anno. Rimanevo sempre su queste immagini, mister, al di là della bravura di un allenatore, al di là della bravura del, del gruppo tecnico, io credo che alla fine la differenza la fa l'organizzazione, no? Quest'anno Vibo è stato organizzato in tutto e per tutto con delle figure importanti, è quello che forse è mancato al Messina e tu ne sai qualcosa? E la Vibonese con il Presidente Caffo in testa e anche con Beccaria avevano già fatto l'anno scorso questa esperienza nei professionisti, ma anche quando sono state sempre negli anni precedenti in serie D si sono date sempre un'organizzazione abbastanza professionistica. E quindi è una società ben strutturata in tutti i sensi, eh, come si suol dire, non, non, non sono degli improvvisatori, conoscono il mondo del calcio in tutte le sfaccettature e sanno eh, quali figure sono necessarie né, sia nello staff tecnico, nello staff societario, nello staff medico, che probabilmente al di là. Del, dei calciatori, bisogna organizzare la società proprio anche in questi reparti, eh, non bastano soltanto avere 18 calciatori e il tecnico, ma bisogna completare la società con tante figure eh, importanti che poi servono per dare organizzazione. Il Messina, Messina quest'anno è mancato in questo eh, anche perché è partito anche là, si è partito in ritardo, il presidente era uno nuovo nel mondo del calcio, perché faceva l'allenatore 30 anni fa in prima categoria, e dopo 30 anni si era affacciato con grande entusiasmo, per carità, nel mondo del calcio, ha, questo, ha avuto questa opportunità di fare il presidente del Messina, una grossa piazza, ma una piazza anche che esige risultati. E noi abbiamo avuto la certezza di partecipare al campionato di Serie D il 12 agosto, in fretta e furia abbiamo cercato di fare la squadra io sono stato uh, chiamato e sono tutt'oggi onorato di essere stato chiamato ad allenare la squadra della mia città e poi però questa improvvisazione iniziale sicuramente eh, alla fine ha, è, è pesata maggiormente sulle mie spalle perché il Presidente comunque è andato avanti, è andato avanti ha rinforzato la squadra. E ha cominciato ad avere qualche risultato anche perché io inizialmente alla preparazione non l'ho potuta neanche fare fra i giocatori che venivano e i giocatori che andavano prima che cominciasse il campionato, quindi io ancora non sapevo neanche l'organico che avevo a disposizione. E noi abbiamo tesserato i calciatori un'ora prima di partire per la prima partita per Portici. Abbiamo, non abbiamo fatto neanche la partita di Coppa Italia con la Cereale perché non avevamo tesserati questa disorganizzazione ci ha portato sicuramente a una partenza di handicap e, e in, in questi casi come sempre paga l'allenatore io, io credo Giampa che indipendentemente dal risultato che ogni e qualsiasi eh, società riesce a raggiungere il, il vero risultato importante è quando la stessa società riesce a far esordire cinque giocatori di proprietà. E In questo caso io credo che i complimenti vadano al trio dirigenziale, Squillace Messi Di Franco, va alla tua caparbietà, alla tua bravura Mimmo Giampa, ma va soprattutto a colui il quale ha lavorato evidentemente sotto traccia, però il lavoro, i fatti sono i fatti e io devo commentare il fatto. E Il fatto dice che Enzo Federico quest'anno ha svolto un lavoro estremamente importante. Sì. Hai detto bene, anche perché il direttore non è arrivato all'inizio, è arrivato in un momento che noi non stavamo facendo benissimo, che le prime sette partite abbiamo fatto sei sconfitte e un pareggio, quindi anche con l'arrivo del direttore è stata una figura molto importante per me e un'altra figura anche importante è stata quando a novembre è entrato a darci una mano il figlio anche del presidente Peppe Franco, Ilario. Quindi noi con queste due figure c'era sempre grossa tranquillità anche se la classifica non lo dava, abbiamo sempre lavorato per la nostra strada e poi alla fine i risultati sono venuti dalla nostra parte. Vince pareggia ehm, ehm, oppure esce sconfitto, la sua faccia è sempre la stessa, tranquilla. Eh, vediamo appunto la faccia di Nevi Orlandi alla fine della partita vinta a San Cataldo contro la San Cataldesi. Ma questa squadra ha creduto eh, sempre in questa rimonta, eh, lo ha fatto da, da novembre, da quando mi pare ci fossero 12 punti di distacco. D'inerzia, si è sempre proiettata domenica dopo domenica per cercare di vincere le partite, perché d'altronde non c'erano altri risultati da poter raggiungere. Ci siamo riusciti quasi sempre, alcune volte invece. Eh, abbiamo, perso, abbiamo lasciato qualche punto per strada, però nell'arco di un campionato così tirato e così duro eh, ci sta pure. Comunque la squadra diciamo, anche oggi ha dimostrato di voler vincere la partita, incontrando una buona squadra, ben organizzata, che sicuramente aveva la mente libera diciamo, per una classifica già eh, consolidata. Quindi... Però eh, sicuramente anche nella partita andata ci avevano messo in difficoltà. E diciamo eh, niente, ora siamo proiettati a quella che è la partita di domenica prossima. questo spareggio. Ci sono, mister, dei rammarici riguardo alla partita di oggi, in merito alla mole di azioni offensive costruite dalla sua squadra, che però non sono state finalizzate. Ricordiamo che eh, la, la vittoria è arrivata con un gol eh, nei primi minuti del, del primo tempo. Sì, questa squadra spesso diciamo, fa questo, nel senso che costruisce molto poi diciamo, manchiamo un pochino nella fase realizzativa, alcune volte in questo periodo ci sta pure perché tra la fatica e i primi caldi si può essere un pochino meno lucidi sotto rete però è una caratteristica un di questa squadra di, appunto, di creare diverse occasioni con più uomini a prescindere dagli attaccanti, e non finalizzare. Comunque l'importante era vincere, e ora pensiamo alla partita di domenica. Consiglierei il percorso del Troina, della Vibonese e della Nocerino un po'. Tutti gli attetti ai lavori pensavano che a fine campionato le tre squadre, appunto. Eh, finissero il torneo la stagione regolare a pari punti invece la Nocerina incredibilmente ha dato il via al Troina e alla Vibonese con quel pareggio interno in casa con la Gelbison e poi una Nocerina che sta anche fermata in eh, parità sul campo della Rocella quindi alla fine a contendersi la Lega Pro sarà la, il Troina con la Vipponese, ma vediamo quello che è successo domenica scorsa a Nocera tra la Nocerina e il Troina. Si è giocato da quello che abbiamo visto solamente il primo tempo dove la nocerina ha tenuto testa. Nel secondo tempo evidentemente la nocerina è rimasta incredibilmente negli spogliatoi. Vediamo si chiude con la prima sconfitta casalinga la regular season della nocerina che perde 1-0 contro il Troina. Il sigillo su un match che per i Malossi vale ben poco, lo imprime Federico Vasquez all'inizio della ripresa. Che manda i siciliani a giocarsi lo spareggio promozione contro la Vibonese. Ai rossoneri invece toccherà disputare i playoff. Borgia conferma il solito 4-3. Nicola Russo torna a titolare con Dieme e il Cassio 99 a Cardo a completare il tridente. Il tecnico del Troina Giuseppe Pagana lascia in panchina Merillo e Dioppo ancora a medio servizio confermando le indicazioni della vigilia. L'avvio è di marca casalinga, al minuto numero 8 Giacinti mette al centro un invitante cross basso per Accardo che con un tiro potente ma centrale scalda i guantoni di Van Bussel. Pochi minuti dopo il portiere ospite si ripete su un destro di Nicola Russo, bravo nel ritagliarsi lo spazio necessario in aria per calciare. Alla metà della prima frazione è ancora il numero 9 Rossone da sfiorare il gol, con un tiro in diagonale da ottima posizione. Van Bussel devia prontamente con la punta del piede sinistro. Dopo una fase di stallo del match, la Nocerina si rifà viva in avanti con Dieme, che deve di testa verso la porta un assist al bacio di Russo, palla di poco fuori. L'ennesima occasione da gol collezionata dai molossi è l'ultima azione degna di nota della prima frazione. La ripresa inizia in maniera traumatica per la Nocerina, che subisce il gol dopo appena un minuto. Sugli sviluppi di un corner battuto dal neoentrato Merillo, Federico Vasquez impatta quasi indisturbato il pallone di testa e trafigge un incolpevole Gomis. Il vantaggio ospite sembra tagliare le gambe ai molossi, incapaci di reagire e di portare pericoli dalle parti della difesa avversaria. Il Troina, dal canto suo, non alza i ritmi della partita e, per tutto il secondo tempo, gestisce il pallone con molta tranquillità. L'ultima emozione della gara viene regalata da Nocelina in pieno recupero. Una punizione di Geron Dieme sfiora l'incrocio dei pali. Pochi secondi più tardi, l'arbitro sancisce la fine della gara. Seppur con qualche bivido di troppo, il Troina si guadagna lo spareggio promozione contro la Vibonese vittoriosa a San Cataldo. Per la Nocerina invece, una sconfitta e tanti rimpianti per un campionato gettato alle ortiche per il secondo anno consecutivo. Sarà l'Ercolanese dell'ex squillante a contendere ai Molozzi la finale playoff. Una consolazione amarissima per i Rossolini. Direttore dello scavo, pensavi che la Nocerina poter uscire da questa competizione a tre giornate alla fine? Eh, io avevo profetizzato lo spareggio, dopo la partita con l'Igia Virtus, vedendo il calendario, dopo la nostra vittoria con l'Igia Virtus, eh, eh, sapendo che la Nocerina sarebbe andata a Rocella, a, um, che è un campo veramente ostico, eh, non deve ingannare il nostro 4-0 perché la partita è stata incalanata in espulsione il campo di Roccella è un campo dove neanche il Troina è riuscito a vincere io eh, avevo immaginato che lo spareggio sarebbe, sarebbe stato disputato contro il Troina ero stato buon profeta perché poi il Troina ha inanellato eh, tre vittorie consecutive e, e poi a fine campionato le motivazioni incidono molto sul, sull'andamento delle partite la Nocerina non aveva nulla da chiedere alla al campionato, perché sostanzialmente con il pareggio di, di Roccella non avrebbe mai potuto raggiungere il Troina in classifica al secondo posto. Quindi, evidentemente, le motivazioni la spinta motivazionale del Troina è stata più forte rispetto alla volontà della Nocerina di non perdere l'imbattibilità casalinga che durava da un anno. Ritorniamo in Calabria esattamente all'Opreste di Palmi vediamo questa vittoria di misura che la Palmese ha ottenuto contro l'IGA Virtus grazie alla rete di Simone Lavilla. Antonio tu conosci un po' l'ambiente di Palmi ma soprattutto conosci il tuo ex direttore sportivo Carmelo Rappoccio, tra l'altro stato ringraziato a fine partita dal presidente Carbone che si è dimesso ma non ci credo più alle dimissioni di Carbone. Evidentemente l'avrà fatto anche ad arte per cercare di eh, responsabilizzare ancora di più la squadra in vista di questa partita dove si giocherà un intero campionato. Ricordiamo la prossima settimana in casa con le Bolitana. Prego. Ma la palmese senza i punti di penalizzazione. Eh, Quest'ora aveva fatto anche anch'esso un ottimo campionato e Quindi credo che poi alla fine meriti di restare in Serie D per quello che hanno fatto. Lo merita anche per Licori, che ha fatto comunque all'esordio uh, ha fatto un campionato importante. E questa vittoria contro l'IGEA, che comunque si è rivelato un osso duro per tutti in questa stagione, ha confermato che la Palmese è viva e quindi eh, in questo spareggio secondo me parte non soltanto perché gioca in casa ma anche perché eh, ha un grossissimo pubblico. Eh, mi sembra anche fresca sotto il profilo atletico, quindi parte avvantaggiata. Quindi per la Calabria sicuramente quest'anno è stato, se non ci fosse stata la retrocessione dell'Isola Caporezzuto, un anno straordinario, è la Vibonese che va a fare lo spareggio per andare in Serie C, la Palmese che comunque nonostante i sei punti di penalità è in piena corsa per salvarsi e soprattutto... Eh, per me il vero miracolo là sotto l'ha fatto il co collega Giampa a Roccella così come anche negli anni precedenti Roccella una piccola realtà che zitta zitta ogni anno riesce a raggiungere questo grande traguardo. Quest'anno obiettivamente è stato fatto un grande lavoro perché nel girone di ritorno ho visto il Roccella giocare anche a Messina e in altri posti grazie ai filmati, ha prodotto anche un buon calcio, un calcio abbastanza offensivo e per una squadra che deve lottare per non retrocedere non è poca cosa. Magari eh, eh, avesse avuto qualche altro elemento d'esperienza non avrebbe perso quelle partite in trasferta, perché questa vocazione offensiva, se non sei ben strutturato dal punto di vista tecnico in campo, magari eh, rischi di perdere le partite, però eh, complimenti al mister perché comunque se l'hai giocata sempre a viso aperto con tutti e questa salvezza premia sicuramente il suo coraggio, così come io mi auguro che la Palmese possa raggiungere e questa benedetta salvezza soprattutto anche per il Presidente Carbone perché comunque è uno molto passionale e, e che quindi alla fine sicuramente ritornerà sui suoi passi e una volta che la Palmese raggiunge l'obiettivo della Serie D eh, ricomincerà da capo a fare delle cose importanti ecco, come, merita, come merita la piazza che è una piazza calcisticamente importante. Ricordiamo ancora una volta che questi campionati a partire dalla Serie B sono campionati a perdere dal punto di vista economico e se tu li porti avanti li porti avanti solamente perché <coughs> hai dietro un bagaglio di, di passione. Giampa che referenze diamo su queste Bolitana, visto che l'ha affrontata in queste ultime partite? Le Bolitana <coughs> nella partita secca, l'avevo detto che tra Bolitana e Parazzolo è una squadra Molto esperta e quindi nella partita secca può dare fastidio. A livello atletico, ha detto anche il mister, la Palmese sta meglio, molto meglio, anche se devono passare altri 15 giorni, però può cambiare poco a livello fisico, quindi la Palmese arriva meglio. Però le Bolitana, giocatori esperti, anche come Munard, adesso pe Pecore squalificato, Scalzone, hanno giocatori che possono dare fastidio. Vorrei estendere anche io i complimenti all'Alessandro Pellicori perché ripeto, sta parlando di una squadra che ha concluso il campionato con 37 punti, questi sono i numeri, però il campionato ha detto altro che 37 più 6 significherebbe che la Palmese sarebbe davvero quasi al centro della classifica. E adesso sentiamo cosa ha detto il Presidente Carbona a fine partita, oltre alle dimissioni ha, dato, ha, reso, eh, il, um, ha fatto... Pubblicamente i complimenti al direttore sportivo Carmelo Rappoccio, che grazie alla sua presenza alla Palmese nelle ultime settimane si è letteralmente trasformata. Sentiamo alla fine la salvezza. Ce la siamo giocata da soli nelle partite precedenti, quando purtroppo non siamo riusciti a fare quei punti che erano la nostra portata, poi andare a recriminare su sconfitte. Eh avute da squadre sicuramente superiori a noi, mi sembra indecoroso e soprattutto offensivo. Quindi mia colpa, mia colpa, se oggi siamo qui lo siamo perché non siamo riusciti ad approfittare di quelle che erano le condizioni utili per poter vincere, per poter fare quel punto che oggi ci manca, che ci avrebbe sicuramente portato alla salvezza diretta. Fermo restando, per carità, ne che sono assolutamente arrabbiato, perché poi fondamentalmente questi play-out vengono anche celebrati a causa delle vicende ormai note, dei famosi sei punti di penalizzazione, perché fondamentalmente questi ragazzi hanno portato a casa 43 punti sul campo. Quindi poco gli si deve addebitare se non il fatto di non aver avuto quella cattiveria caratteriale che eh, se eh, avesse avuto quel senso che io ritengo ci debba essere, oggi non saremmo qui a discutere di playout ma saremo qui a festeggiare la permanenza in Serie D per la prosecuzione spero in questa categoria per quanto riguarda la nostra, nostra palmesse. Dopo la partita con la Vibonese ero parecchio arrabbiato. Ho riunito la squadra e ho detto chiaramente eh, che qui ognuno rivendica quelli che sono i propri diritti ma nessuno pensa a quelli che sono i propri doveri. E ho bloccato gli stipendi. Ho detto da oggi gli stipendi li prenderete a modo mio, ne mancano solo due riprenderete dopo che darete dei risultati. Ora non penso che sia stato solo questo, ma è stato sicuramente un motivo che ha messo questi ragazzi nelle condizioni di essere abbastanza uh, attivi sul campo uh, uh, e soprattutto, uh, me lo consentirete, mh, sono stati seguiti meglio nelle ultime partite, non perché qui, ma perché c'è stata una persona che li ha seguiti che si chiama Carmelo Rappoggio che ha saputo sicuramente dare un contributo fuori e soprattutto dentro il campo, ha aiutato sia la parte tecnica, che secondo me ogni tecnico ha bisogno di parlare con qualcuno, e ha aiutato anche i ragazzi a fargli capire che spesso determinate regole vanno rispettate e non si può fare ciò che si vuole. Io stasera mi rimetto dalla carica di Presidente, come avevo già annunciato, ritengo che ormai sei anni sono troppi, perché si possa continuare in un'iniziativa che ha visto sempre il sottoscritto protagonisti in bene e in male. Non me ne voglia nessuno, non ho mai avuto una società che al di là di quelle che sono state magari le presenze domenicali, hanno saputo dare una mano realmente. E quindi ritengo di essere anche stanco. Eh, però pretendo una cosa, siccome. Ho preso impegni con i ragazzi, loro devono avere ancora non due mesi, ma uno e mezzo, perché la settimana scorsa mi sono sentito in dovere di dargli almeno mezzo mese, anche se gli ho detto che non glielo avrei dato. Non potevo lasciarli andare in Sicilia senza avere quantomeno 100 euro in tasca, e quindi ho voluto fare, dare a loro un segnale che ritengo abbiano apprezzato. E allora oggi gli dico, io non sarò più il presidente da stasera della squadra. Ma sarò qui a mantenere l'impegno e soprattutto invece di farli aspettare, come abbiamo concordato, che abbiamo concordato assieme, che se non avessero portato a casa la salvezza diretta, avrebbero sì preso quegli ultimi due stipendi che dovevano avere, ma li avrebbero presi nei tempi che io ritenevo necessari. Necessari intendo senza fare salti mortali come l'abbiamo fatto fino ad oggi. Oggi gli dico portate la salvezza a palme e io faccio una bella marcia indietro e sicuramente sarete soddisfatti prima dei tempi che avevamo concordato. Io sono sicuro che Pino Carbone già, abbia già fatto marcia indietro perché la comunità di Palmi deve essere riconoscente a Pino Carbone per quello che ha fatto in questi ultimi anni, ripeto, un campionato a perdere e pubblico è sempre è meno numeroso forse si deve cercare di trovare quel collant tra società e pubblico affinché Palmi possa ritornare ad essere quella grande squadra, quel grande quella grande personalità di, di pubblico che, a, che riusciva in passato a trasmettere alla propria squadra del paese. Quindi mi auguro che veramente Pino Carbone possa a ritornare in gioco perché Palmi ha bisogno di carbone e carbone ha bisogno della eh, palmezza. Rimaniamo ancora sulla piana, andiamo a Cittanova e questa stupenda realtà, a primo anno di campionato in Serie D, una squadra allestita con eh, pochi spiccioli, tanti giovani, eh, un allenatore che per la prima volta si accingeva ad allenare in Serie D, Domenico Zito, ha fatto un lavoro straordinario, così come anche è stato straordinario il lavoro portato avanti dal patrono Ciccio D'Agostino Giampa, a te la, la consigliazione sulla Cittanovese. Ma la Cittanovese ha fatto un grandissimo campionato, io penso che insieme al Troina è stata la sorpresa, perché il Troina eh, a inizio stagione avevo detto che... Poteva essere la sorpresa perché io l'avevo visto giocare l'anno scorso alla Mezia e avevo visto che avevano giocatori di qualità, però non pensavo mai che poteva lottare per il primo posto, invece è durata, quindi in un certo momento aveva pure 10-12 punti di vantaggio, e non poteva tenere quei ritmi anche perché secondo me Vibonese e Nocerina a livello organico sono molto superiori al Troina. Però questo non c'entra niente. Per vincere, pure che sei forte, questo non c'entra. Adesso sia il Troina sia la Vibonese non stanno a livello beniss benissimo, a livello fisico. Anche perché la Vibonese, l'ha detto anche il direttore prima, sono partiti a ottobre e hanno dovuto giocare anche ogni tre giorni. Quindi, sopra il ritardo, e hanno fatto questa grossa cavalcata per recuperare <coughs> i punti. E la Cittanovese non se l'aspettava nessuno che poteva fare questo campionato e i grossi meriti sicuramente vanno al mister Zito che ha saputo fare una squadra che ha dato il filo da torcere a tutti è andato a vincere anche a Vibo poi se uno deve meritare o no ma nel calcio contano solo i numeri ha fatto un grandissimo lavoro Ha dato filo da torcere a tutti Ma soprattutto ha dato filo da torcere a Antonio Menuto Perché a Cittanova ha, ha conosciuto perso. la sconfitta e Dopo due giorni il tuo, il tuo esonero o dimissioni? Dimissioni No, sono poi andato via Sì, a Cittanova si è perso, perso L'unico tiro in porta della cittanovese Però in quel momento girava tutto storto Girava tutto storto Una squadra che è la nostra che neanche si conosceva bene visto che fino al giorno prima avevamo tesserato Bruno, il giorno precedente Colombini, quindi è una squadra che ancora neanche in campo si conosceva bene, però la Cittanovese ha dimostrato già anche in quell'occasione di che pasta era fatta, una squadra capace di soffrire, quindi di capitalizzare al meglio quelle poche occasioni che gli capitavano, quindi una squadra di categoria ben, ben organizzata è ben messa in campo da Mister Zito che si è confermato dopo il bel campionato dell'anno scorso, si è confermato quest'anno anche come un altro allenatore emergente, però in, in questi casi noi elogiamo gli allenatori, elogiamo i calciatori, ma come hai ben detto vanno elogiate anche le società e sicuramente il presidente della cittadonese vanno i miei complimenti per quello che ha saputo fare, un piccolo centro così come anche Roccella che riescono a mantenere questa categoria che non è più la vecchia serie D e questa già è la, la vecchia serie C la C2 e quindi è un campionato che non ha più niente a che vedere col calcio dilettantistico, qua parliamo di professionismo ecco per cui l'improvvisazione spesso non paga e alla fine non è né l'allenatore né i calciatori colpevoli di un campionato mediocre ma spesso è la disorganizzazione societaria che ti porta ad accumulare meno punti ti porta a problematiche settimanali non ti, fa, non ti permette di lavorare tranquillamente e quindi è chiaro che poi per questo bisogna fare anche che i presidenti, le società, una volta che fanno questo passo, che vengono promosse dall'eccellenza in Serie D, che cominciano a capire che non è come qualche anno addietro. Qua si parla di professionismo: Diret... e se non sei organizzato, paghi direttore. dello schiavo oh, mi... mi faccia capire il senso di questa calamita che c'è a Vibo, tutti vorrebbero venire a giocare, tutti vorrebbero venire ad allenare. Chissà quanti tuoi colleghi ti stanno invidiando perché tutti vorrebbero fare il lavoro che in questo momento stai portando in maniera esemplare avanti. Significa che la, la piazza di Vibo è una piazza dove si può lavorare bene. Io non smetterò mai di ringraziare il presidente Caffa e il direttore generale Beccaria che mi hanno dato questa opportunità. Um, e si, um, mi hanno dato carta bianca nonostante io non avessi uh, al alcun curriculum nel mondo del calcio. Quindi um, devo ringraziare uh, loro perché mi hanno consentito di lavorare nella, nella città dove sono nato e dove vivo. Eh, io che sono sempre stato un tifoso della Vibonese, ho visto negli anni eh, la Vibonese farsi avanti nel calcio anche professionistico e se è una uh, città ambita da molti calciatori, da molti tecnici e da, da molti direttori significa che sì. è una città dove si può lavorare bene, è una società seria e che di ehm, dilettantistico non ha nulla. Ecco, dopo l'addio di Marcello Battaglia è stato Danilo Beccaria ad averti scoperto? Eh, diciamo che mm, eh, sì, Danilo Beccaria, ehm, a, stavamo iniziando un rapporto di collaborazione eh, con la vibonese ehm, sotto altre, in un altro ruolo. E poi eh, comunque eh, tutta la società mi ha, mi ha accolto benissimo e ha, eh, il Presidente Caffo e il Segretario Mancini hanno ratificato la mia, la mia nomina a direttore di sportivo, quindi eh, mi hanno dato fiducia eh, tutti. Con eh, Danilo Beccaria eh, c'è un rapporto eh, che va al di là del, diciamo del calcio, c'è un rapporto d'amicizia e eh, aveva intravisto in me delle qualità importanti per, per ricoprire questo questo ruolo. Evidentemente non ha visto male. Prima di andare in pubblicità Mimmo Giampa, ti dà fastidio essere considerato il figlioccio di Beppursino? No, anche perché io sono stato anche un suo giocatore, una sua scoperta perché quando mi ha preso in Serie D, mi ha preso dal Catanzaro, lui mi aveva visto anche nel settore giovanile perché il direttore ha lavorato anche nel settore giovanile del Catanzaro, quindi mi conosceva e mi ha portato in Serie D a Crotone, là ho fatto 5 anni con lui e mi diceva sempre che secondo lui potevo fare l'allenatore, quindi io dopo il 2012 che sono tornato dal Modena, dalla Serie B a Catanzaro quando abbiamo vinto il campionato con il mister Cozza e dal 2012 che il, il direttore mi diceva di smettere, di prendere i patentini e di, di iniziare, però quando sei giocatore che stai bene a livello fisico no, non vorresti mai smettere, quindi io per me ho smesso quando non ho avuto più stimoli quando per chi era un professionista veramente a tutti gli effetti. però a un certo momento la mia testa si è bloccata e ho iniziato a fare quello che lui diceva e quello che io volevo fare. anche. Bene, andiamo in pubblicità, <coughs> poi parliamo di Supercoppa dove la Ionica è spopola, Rocella in Serie D, Locri promosso in Serie D: ha vinto tutto. Coppa Italia regionale, campionato, Supercoppa. La Bovaninese in finale playoff con l'Africo. Il Siderno, purtroppo, in maniera assai sfortunata, ha, perso, ha pareggiato a Castrovillari, ma al novantesimo ha colpito un palo che ancora grida vendetta. Quindi la Ionica, quest'anno è andata davvero molto bene. Intanto, pubblicità: bimbi, sapete dove andiamo oggi? No! Mamma ci porta al porto un volano! Yeah! Sani, le foglie di miele, i mostaccioli al miele, il mandorlato solo miele. Tu quale preferisci? Scoprili e portali sempre con te. Li trovi nei migliori supermercati. Monardo, il lato dolce della vita. Un amalo ghiacciato. Un amaro? Amaro, italiano. Sero Amaro. Il vero Amaro italiano. Amaro del capo. Freeze! No! Vecchio Amaro del capo. Il nostro Amaro italiano. Stocco e Stocco Cittanova, numero uno per servizio e qualità, vi aspetta nel nuovo punto vendita a Bianco, in via Cristoforo Colombo, sulla statale 106. Tutti i giorni direttamente da Cittanova, Stocco e Stocco approvvigiona il tuo punto vendita più vicino a Bianco e a Siderno. Stocco e Stocco Cittanova, il piacere di gustare lo Stocco, ma quello buono. Today I don't feel like you. A Reggio Calabria, Fragomeni. Pasticeria, gelateria, sala da tè. Via Sbarre Inferiori numero 120, telefono 0965 59 4569. Gelateria Fragomeni, Piazzale Sud, Stadio Comunale. Telefono 0965 54 423. E allora ancora grazie ai colleghi di Stadio Radio che sabato erano presenti al eh, Comunale di Locri per riprendere questa Supercoppa, possono partire anche le immagini, si sono sfidate il Locri che ha vinto il campionato di eccellenza, il Bocale che ha vinto la promozione Girone B e il Corigliano che ha vinto la promozione Girone A. Ha vinto il Locri in finale su un coriagio bocale, una squadra molto rognosa. Io chiedo scusa, rognosa non significa che sono sporche, che qualcuno può capire anche l'incontrario. Rognosa significa che Pippo Laface ha dato un'identità ben precisa al bocale, sempre sul pressing alto e forse il bocale avrebbe meritato qualcosina in più se si considera il fatto che la rete del Locri è arrivata proprio nei minuti di recupero. Al solito Matteo Carbone, Locri ritorna in Serie D. Ritorna in quel campionato che gli compete, perché la piazza di Locri, come ogni giocatore vuole andare a giocare a Vibbo, ogni allenatore vuole allenare a vivo. Credo che certamente Locri non è da meno. Giampin lo schiamo è venuto. No, Quest'anno il direttore Varrà ha voluto veramente stravincere questo campionato anche perché. Eh, ha fatto una corazzata. Ha fatto una corazzata. Aveva una doppia squadra, aveva... ma non sempre con le corazzate si vince. Eh. No, infatti però inf loro, lui ha fatto due squadre. Ha fatto due squadre, quindi il Siderno, fin quando ne ha avuta, ha dato filo alla torcere. però non aveva eh, tanti giocatori come l'aveva il Loki. L'ho detto anche prima che eh, tu puoi costruire una corazzata, ma. Vincere non è mai facile. Io ho avuto anche la fortuna di vincere tanti campionati, però vincere non è mai facile. però l'hanno voluta, l'hanno costruita e, ed è salita una piazza che, una piazza calda, è, è salita dove merita, perché secondo me una piazza come Locri merita di stare in Serie D. Simone, conosci la piazza dei Locri? Sì. Te ne hanno parlato? Sì, sì, sì conosco la piazza dei Locri, tra l'altro. Eh, noi abbiamo ceduto in prestito a dicembre un, port un portiere di nostra proprietà, Locri, Paolella. Eh, conosciamo bene la piazza e eh, hanno fatto veramente un lavoro eccezionale, ci siamo complimentati dopo la vittoria del campionato. Il eh, campionato, quello di eccellenza, è sempre più difficile, eh, soprattutto vincere i campionati è sempre più difficile, eh, ci vuole eh, il giusto occhio secondo me per, innanzitutto per gli under, per i giovani che eh, sono eh, determinanti nell'equilibrio di una rosa e poi gli over vanno scelti adeguatamente perché si rischia eh, di realizzare Rose mastodontiche eh, senza, senza programmazione e magari spendendo anche tanti soldi. Menuto. Sì, no, il Locri ritorna nel campionato che gli compete: era da parecchio tempo che mancava da questa Serie D, non scordiamoci che un anno addirittura mh, ha perso la partita decisiva contro il Crotone per andare in Serie C. Eh, quindi, Lui era presente. Eh, eh, <ride> mi, ricordo, <ride> mi ricordo allora anche in diretta televisiva in Sicilia l'hanno fatto questa partita sul Tirreno, era una partita eh, importantissima, storica sarebbe stata per Locri. Ma questo a dimostrazione che proprio una Piazza di Calcio, la serie D non dico che gli sta stretta per carità, ma è la sua categoria. Quindi ce l'aspettavamo da anni che il Locri finalmente riuscisse a fare bene nel campionato d'eccellenza e andare in, in serie D. Un altro anno la, in questo importantissimo campionato di Serie D ci sarà un'altra grande protagonista che sarà senz'altro il Locri. E proprio la settimana scorsa c'è stata una riunione, rimaniamo sempre in questa immagine, questa è la partita Locri Bocale, c'è stata una riunione che la dirigenza della dell'OCRI l'ha voluto allargare al settore imprenditoriale e magari anche con la presenza del, del pubblico, certamente il campionato di Serie D non è un campionato di eccellenza, richiede molti sforzi economici, tant'è che Antonella Modaffre ha chiesto e credo che lo avrà l'aiuto da parte di tutta la comunità locrese perché ho visto parecchie piazze, e senza ombra di smentita posso tranquillamente dire che all'Ocri veramente si respira calcio e soprattutto adesso visto che proprio a mantieri sono partiti i lavori per l'ammodernamento del eh, Comunale di Logri, si presenterà il prossimo anno in erba sintetica, con le poltroncine in tribuna coperta, con un, un punto ristoro, quindi un vero e proprio gioiellino che potrebbe contenere 5.000 persone. Quindi sono sicuro che una grande mano d'aiuto... Per questo difficile eh, campionato di Serie D lo darà, lo darà il pubblico così come sono sicuro lo darà anche il tessuto imprenditoriale. Andiamo subito alle premiazioni finali e poi vediamo eh, questa partita davvero eh, strana: che il, si, davvero strana che il Siderno ha ah, pareggiato <coughs> sul campo del Tasco Questa è la squadra del vocale che ha tenuto testa al. All'Ocri, eh, essendo sconfitto nel finale di partita grazie al gol di Carbone, mentre il vocale aveva vinto ai calci di rigore con, aveva vinto appunto con il Corigliano. L'unica delusa di questa competizione è stato il Corigliano, patrono Lucaro non c'è rimasto affatto bene perché lui, essendo un tipo passionale, ma soprattutto un tipo che vuole vincere tutto e tutti, eh, pensava che di poter fare una passeggiata, non è stato così, ma ci può anche stare dopo aver vinto un campionato eh, di categoria: qual è il girone A della promozione? Si può anche perdere una partita nella Supercoppa Questo era il eh, Boccale. Adesso vediamo eventualmente anche l'altra premiazione che dovrebbe toccare all'ocri e poi eh, successivamente al vocale, c'è stata una buona partecipazione di pubblico in questa partita, l'ultima che si giocava su un campo in, in un campo polveroso. Antonio, dicono tutti che il vero calciatore si forma su, su questi campi. campi, è vero? Eh, si forma dal punto di vista <coughs> agonistico, eh. dal punto di vista tecnico mi insegna Giampa, cambia tutto, cambia tutto. Quindi il manto erboso o in sintetico in erba ti permette delle giocate straordinarie. L'abilità tecnica viene fuori sui campi, eh, sui manti erbosi. Sul campo dal punto di vista agonistico, dal punto di vista della lotta, i campi polverosi ti formano caratterialmente. Tecnicamente abbiamo bisogno di altro. Giampa, io ancora vedo questi campi a. a... Allora, fortunatamente per, per l'ultima volta lo vediamo qui, poi c'è quel campo di Soriano che veramente non dà... Quel, quel risalto che Soriano Squara meriterebbe di avere primo anno di eccellenza un lavoro straordinario che ha portato avanti Saverio Gregoracci che ripeto la settimana scorsa proprio qui in studio aveva detto che avrebbe concluso il ciclo c'era arrivato un po' male la proprietà Monardo, è stato di fatto che l'indomani si sono visti due Monardo da una parte e Gregoracci dall'altra il matrimonio continua e siamo davvero tutti molto contenti. Gianpa. Ma io con, <coughs> con il mister Corraci abbiamo fatto anche i insieme, quindi lo conosco da tanto tempo e ha fatto veramente un grosso lavoro quindi merita veramente la riconferma perché quando uno fa bene è giusto che proseguano i matrimoni però in eccellenza ci sono ancora questi campi ma non è l'unico, questo Locchi, Soriano sono tanti campi ancora in terra battuta non dovrebbe essere così perché come ha detto il mister saltando la C2 questa poteva essere tipo la quarta serie perché si salta tutto quindi, però eh, l'erba sintetica ha pure un costo e magari non tutti i comuni eh, fanno il campo adesso giustamente una piazza come il che va in serie D è giusto che fanno questo manto erboso perché io come detto prima il mister loro se non giocate la, la C la, contro noi il Crotone noi siamo arrivati a quella partita che eravamo due punti sopra quindi loro se ci vincevano andavano loro in C devo essere onesto abbiamo avuto difficoltà a giocare su questo campo perché non eravamo abituati quell'anno abbiamo trovato pochi campi su, con la terra battuta due li abbiamo trovati in Sicilia che era Caltagirone uno e Orlandina l'altro però la maggior parte erano tutti, tutti in erba come ha detto il mister secondo me le giocate superiori si vedono sull'erba che anche il sintetico non tutti hanno un sintetico di ultima generazione, il vero campo in erba. Bene, escludiamo queste immagini. Domanda ancora a Simone Lo Schiavo e poi andiamo con il servizio che concluderà la puntata di Castrovilla-Risidarno. Simone Lo Schiavo, come sarà gestita questa settimana in casa di Bibonese? Con la massima sì. tranquillità, senza caricare troppo l'ambiente che. Eh, saturo di motivazioni per tanti motivi, anche extracalcistici, la Vibonese vuole ritornare tra i professionisti, eh, memore dell'ingiustizia subita fuori, da, fuori dal campo l'anno scorso, ne, anche nelle aule di tribunale. Quindi, eh, la Vibonese eh, non ha bisogno, oh, eh, la rosa, l'ambiente non ha bisogno di ulteriori motivazioni. Eh, affronteremo questa partita. Diciamo con, molta, con molta naturalezza senza snaturare quello che è il nostro sistema di gioco e senza apportare modifiche o cambiamenti al nostro, al nostro approccio alle partite e sperando che ehm, la partita singola ci dia, eh, ci, dia, ci dia questa promozione perché sarebbe veramente un peccato non, eh, non guadagnare la promozione diretta in Serie C eh, direttore, l'abbiamo già detto prima, lo ripeterò fino alla noia, fino a domenica alle ore 16, tutta la Calabria è con voi. Eh, vincendo il campionato di Serie D, il Presidente Caffo continuerà la sua lotta per riavere quella giustizia che gli è stata negata? Sicuramente, sicuramente perché ancora le sentenze non ci hanno dato ragione, nonostante vi sia una sentenza del Tribunale federale che abbia sancito che la fideiussione del Messina era inesistente e quindi eh, se da un lato il Tribunale federale dà ragione alla Vibonese implicitamente perché afferma che la, la fideiussione non è, è stata, requisito indefettibile per partecipare al campionato di Serie C, non è stata mai depositata ehm, dall'altro non entra mai nel merito e fa un rimbalzo tra Corte eh, federale ed Appello e Tribunale federale quindi abbia non abbiamo <coughs> avuto giustizia e la meritiamo il presidente andrà avanti in questa sua battaglia giudiziaria come è giusto che sia e io, oh, da, da legale, mi sento di consigliarlo di continuare questa battaglia perché la Vibonese deve avere un riconoscimento, quantomeno economico, in caso si dovesse andare in Serie C dalla porta principale, quantomeno economico per il pregiudizio eh, subito in questi mesi. Nell'ultima giornata regolare del campionato di Eccellenza, l'Agri riesce ad arrivare ai playoff. Un Agri Sparazzino riesce a vincere. La prima gara dei playoff sul campo del Cotronei che si era classificato secondo, il Castrovilli invece non eh, faticando, eh, faticando non poco pareggio in casa, delle, in casa con il Sidano con la formazione di Galati che è andata vicinissima al gol in parecchie occasioni e soprattutto quella al novantesimo colpendo un non palo. Quindi la finale sarà eh, questa domenica tra Castrovilli e Tacri, mentre in campionato di promozione oltre alla oltre all'Aurora all e alla Luzzese, retrocede anche la Mantea che ha perso lo spareggio con lo Scalea. Ma adesso vediamo il servizio che come al solito viene curato dal nostro collega infaticabile Carlo Catucci che ci parla di Castrovillari-Siderno. Buona la prima per il Castrovillari di Patron di Diego che pareggiando la semifinale playoff del campionato di eccellenza calabrese contro il Siderno conquista la finale. Sudando però le proverbiali sette camice. Ma andiamo alla cronaca della partita. Al settimo minuto di domenico serve Catania sulla destra, il cross del centravanti rosso nero è fermato con la mano da Cavallaro. Nell'arbitro né il segnaline intervengono. Al minuto 10 Catania raccoglie una corta respinta della difesa ospite. Sor Giovanni nel tentativo di anticiparlo lo colpisce sul piede d'appoggio in piena aria. Anche questa volta l'arbitro lascia correre. Al 24esimo ci prova Musacco sul calcio di punizione, il sinistro del rosso nero finisce alto sulla traversa. Al 38esimo il Castrovillari passa, ma il signor Mardi annulla per fuorigioco. Curcio batte un calcio di punizione sulla tre quarti, sull'out destro, sulla ribattuta della difesa De Simone in sacca. Dalla nostra angolazione crediamo che Minici tenga in gioco tutti, ma evidentemente il guardaline meglio posizionato di noi ha visto diversamente. Sarà questa anche l'ultima azione degna di nota del primo tempo. Dopo due minuti di extra time il signor Mardi manda tutti negli spogliatoi. Se il primo tempo era stato avaro di emozioni, il secondo lo è ancora di più. Al quarto minuto De Simone prende palla sulla destra del fronte d'attacco rossonero, carica al sinistro dal limite, ma il tiro è centrale, para senza difficoltà a Stillitano. Al decimo azione di rimessa del Siderno, Papaleo lancia in aria Kpan. Per buona sorte dei rossoneri, il pallone è leggermente lungo, interviene senza difficoltà di cara anticipando il giocatore ospite. Al sedicesimo il siderno guadagna un calcio di punizione dal limite. Sulla palla lo specialista Cores, il tiro sorvola non di molto la traversa. Al trentesimo De Simone lavora un buon pallone al limite dell'area ospite, lancio millimetrico per canale subentrato a Musacco. È immediato il cross del rossonero, ma nessuno al centro dell'area è pronto per la deviazione vincente. A 41esimo il Siderno beneficia di un calcio di punizione sull'out destro. Cross del numero 10 Canfri e combinano un mezzo pasticcio difensori rossoneri. Si salva poi in angolo di Cara. Poi più niente, finisce il tempo regolamentare a reti inviolate. Ci sarà bisogno dei supplementari per stabilire la finalista tra Castrovillari e Siderno. All'inizio del primo tempo supplementare, il Castrovilla riprova ancora a far sua la partita, malgrado il pari sia comunque un risultato positivo per i padroni di casa. Al terzo minuto, Canale sfonda sulla sinistra, raggiunge la linea di fondo e mette in mezzo per Catania, anticipato di un soffio da Luciano. Al decimo minuto il Castovilla rirubba palla a centrocampo, Monteiro serve in velocità canale che dal fondo effettua un tiro cross che attraversa tutto lo specchio della porta, sfiorando il palo sulla sinistra della porta difesa da Stilitano. Al quindicesimo, l'occasione più ghiotta per i rossoneri per passare in vantaggio. Ancora Montero supera in velocità Sor Giovanni, entra in aria, solo davanti al portiere, tira a lato. Con Catania solo sul dischetto di rigore, non servito dal compagno, pronto a piazzare la zampata vincente. Il secondo tempo supplementare è tutto di marca Siderno, al secondo minuto su azione di calcio d'angolo per poco Minici non sorprende di cara. Al nono minuto cala il gelo sul Mimorende, Coris serve Papaleo, il sinistro dell'attaccante ospite mira all'angolo lontano, Di Cara tocca di quel tanto che basta per deviare il pallone sul palo, i Rossoneri pareggiano il conto con la sfortuna in questo campionato quando il pallone dal palo finisce sulle braccia del portiere di Cara. Sarebbe stata un'autentica beffa, scampato il pericolo per i padroni di casa, non ci saranno più azioni degne di note Il Casavilla riconquista la finale, aspetta domenica prossima l'Acri vittorioso sul Cotronei. Grazie, grazie davvero al collega Carlo Catucci. Il calcio calabrese vi è stato raccontato con stile, con eleganza e crediamo anche con professionalità. Non abbiamo i dati ufficiali ma abbiamo il riscontro gradevole da parte di tanti addetti ai lavori, noi che viaggiamo ogni settimana, siamo su ogni campo della regione, riceviamo tanti attestati di stima e questo ci basta per andare avanti. Eh, ci confortano anche le gratificazioni che arrivano dall'alto. Eh, quando parlo dall'alto Parlo da chi governa il calcio calabrese nella fattispecie di Savero Minarchi. Non abbiamo mai fatto polemiche, abbiamo dato la possibilità a qualsiasi persona che è venuta. A farmi visita, io li ringrazio indistintamente tutti perché sono arrivati da tutta la Calabria, abbiamo dato loro la possibilità di esprimere le loro opinioni e posizioni. Non abbiamo tifato né per l'una né per l'altra squadra. Quindi crediamo che alla fine questo prodotto sia stato davvero gradevole. Avremmo potuto anche fermarci questa sera con un Pianeta Dilettanti. Infatti, noi ci fermiamo stasera dagli studi di Reggio TV, ma proseguiamo perché dalla prossima settimana. Saremo in giro per la Calabria perché ci accompagna sempre la solita passione. Già, caro Mister, ti dico che la prossima settimana sarò al Porto delle Grazie di Rocella a registrare un'intera puntata sulle Rocella. Saremo anche a Vibo a, a rendere merito all'intera truppa della Vibonese. Saremo a Cersale, saremo a Logri saremo a Siderno. Saremo anche al centro sportivo Reggio Village per parlare di settori giovanili, insomma saremo davvero in giro per raccontarvi, ripeto, costile, eleganza e forse anche un pizzico di professionalità, il calcio calabrese che ormai da tre anni vi tiene compagnia sul canale 14 di Reggio TV. Ovviamente il mio ringraziamento immenso va ai due grandi collaboratori, senza di loro io probabilmente avrei fatto poco o nulla, anzi non avrei fatto nulla. E si chiamano Massimo Saladino e Domenico Caruso, a loro va il mio infinita, la mia infinita gratitudine e grazie. Così come ringrazio Mimmo Giampà, grazie. Grazie a te. Ringrazio anche il direttore sportivo Simone Lo Schiamo. Forza Vibonese Domenica. Grazie Rino, buonasera a tutti. Ringrazio anche Antonio Venuto. Grazie, grazie. E ringrazio Rino. anche la proprietà Lamberti che mi ha dato la possibilità anche per quest'anno di commentare il calcio calabrese dalla mia città a Reggio Calabria e da Reggio IV. A voi tutti la più cordiale notte, da, dalla prossima settimana ci rivedremo in Esterna ed esattamente da Roccella. Buonanotte a tutti.